Pomeriggio in programma l'incontro valido per il campionato di calcio divisione nazionale Serie C1 Girone A, tredicesima giornata tra il Piacenza ed il Trento. Giornata di sole, temperatura particolarmente rigida, terreno che sembra dalla tribuna in buone condizioni, pubblico piuttosto scarso, ci avviciniamo alle feste e probabilmente qualcuno avrà creduto opportuno dedicarsi agli acquisti prenatalizi piuttosto che seguire questa partita, e probabilmente avrà anche influito la sconfitta di domenica scorsa del Piacenza a Carpi per 2-0 a raffreddare gli animi. Piacenza atteso quindi al riscatto contro questo Trento che occupa la terz'ultima posizione in classifica, ha però una partita in meno perché non ha giocato domenica scorsa per le condizioni meteorologiche. Formazione comunque da non sottovalutare per questo Piacenza che sta attraversando un periodo di forma piuttosto precario. Già c'erano state le avvisaglie nella partita casalinga contro il Pavia, poi è arrivata la sconfitta con il Carpi, sconfitta peraltro immeritata. Il Piacenza non aveva giocato male nella cittadina modenese e soltanto un malaugurato palo colpito da Manighetti ha impedito alla squadra allenata da Cagni di poter ottenere un pareggio che avrebbe tutto sommato meritato. Ha avuto inizio l'incontro, il Piacenza gioca in completa tenuta rossa, in maglia gialla, pantaloncini e calzettoni blu, la formazione del Trento. Vediamo gli schieramenti. Il Trento è allenato da Ferrario e schiera Zancopè, Vitillo e Vivarelli, Darè, Ragnacci e Bia, Di Natale, Bocchialini, Romano, Buongiorni e Trochet. In panchina Agresta, Lecci, Belletti, Albasini e Mazzeo. Piacenza allenato da Cagni ha una novità in formazione, che vi leggiamo: Gandini, Bertozzi, Dibin, Di Fabio, Chiti, Occhipinti, Galeazzi, Manighetti, Cappellini, Braghin, Cornacchini, panchina Ramon, Doni, Bozzia, Moretti e Rocca. Rispetto a quanto era nelle previsioni c'è il numero 2 assegnato a Bertozzi, mentre Doni è in panchina, anche Rocca ritorna in panchina dopo l'apparizione a Carpi, ma questo era preventivato perché c'è il rientro dello squalificato Cornacchini. Gioca col numero 7 anche Galeazzi in sostituzione dello squalificato Piovani. Il direttore di gara è il signor Pala di Alghero. Entriamo in telecronaca diretta con il Piacenza che gioca questo pallone con Braghin, che serve Cappellini in direzione di Cornacchini anticipato. Può ripartire la formazione giallo-blu con questo lancio in direzione di Trochet, scende sulla destra, c'è un contrasto, l'arbitro facendo di proseguire. Però è al Piacenza che riparte, c'è questo lancio di Braghin intercettato, ancora Trochet che serve all'indietro Romano. Pallone in avanti con l'intervento della difesa biancorossa, pallone a Di Fabio. Ecco Galeazzi in posizione di tornante con il numero 7, c'è questo lancio, coprone controllato da Cappellini che cerca di far proseguire per Manighetti, il pallone troppo lungo termina in fallo laterale, la rimessa viene segnata al Trento e viene effettuata da Vivarelli, c'è l'intervento d'anticipo di Chiti, poi il colpo di testa di Braghin, di Cappellini in direzione di Cornacchini che effettua una finta ma alla meglio la difesa del Trento, poi c'è un fallo segnalato prontamente dal direttore di gara. Già battuto calcio di punizione, pallone che è già tornato al Piacenza nelle mani di Gandini.
c'è questa azione di Bin di Fabio che viene intercettata, ancora Trento in possesso di palla. Ecco Chipinti in possesso di palla, serve Manighetti. Ancora Piacenza che prova a portarsi in avanti, ma il pallone è terminato in fallo laterale. C'è questo lancio, colpo di testa di Chiti, poi Bertozzi di testa, riesce a riconquistare il pallone caparbiamente Braghin, che era terminato a terra. Ancora Braghin, il passaggio filtrante in direzione di Cornacchini, ma il rinvio della difesa è ancora alla Piacenza. C'è questo lancio con pallone che viene controllato male da Cappellini e termina sul fondo. Ecco il rinvio, colpo di testa di Chiti, di Galeazzi. Ancora Galeazzi, possesso di palla, il suo passaggio per Cornacchini che si libera bene, c'è il passaggio per Cappellini che viene falciato, ha saltato Zancopé. Proteste vivacissime dei trentini che invocano un fuorigioco sul passaggio di Cornacchini a Cappellini, un bel passaggio di esterno. Ma il guardia linee ha lasciato proseguire l'azione e in effetti ci sembrava in posizione regolare Cappellini, almeno dalla nostra postazione. Poi questa è certamente un'azione che va rivista. Comunque non c'è stata esitazione né da parte del guardia linee e nemmeno da parte del signor Pala d'Alghero, che ha indicato senza problemi il dischetto del rigore. Ci sono ancora delle proteste da parte dei giocatori in maglia gialla. Ecco Zancopé che si porta sulla linea. Il signor Pala invita i giocatori a stare fuori dall'area di rigore. Cornacchini. Ed è gol, il Piacenza si porta in vantaggio con Cornacchini su calcio di rigore quando siamo giunti al nono minuto del primo tempo. Attenzione, Piacenza in vantaggio con la rete di Cornacchini. Quindi sì, riconferma bomber del campionato e naturalmente anche della squadra piacentina, Cornacchini, che mette a segno questo calcio di rigore, 1-0 per il Piacenza. Vediamo ora se cambierà il tema tattico della partita, con il Trento che deve cercare naturalmente di ritornare in situazione di parità e il Piacenza che verosimilmente usufruirà di maggiori spazi. Manighetti cerca di pressare la formazione trentina. Invece questo pallone svirgolato e c'è un calcio di punizione in favore del Trento. Ma un fallo per la verità piuttosto dubbio. Comunque c'è l'intervento di piede molto bello di Gandini e poi questo pallonetto che termina sul fondo. Romano si è girato molto bene, ha concluso raso terra di piede, è riuscito a respingere il portiere Gandini. Trento, Galeazzi interviene, pallone a Vitillo. Vivarelli, c'è questo centro e c'è un'occasionissima per il Trento.
Fortunatamente per i biancorossi questa conclusione di Trochet è terminata alta sulla traversa, ma poteva andare diversamente se fosse stato più preciso il numero 11 giallo-blu. Poco più di 30 secondi al termine. Ecco il rinvio lungo di Gandini, c'è un fallo di Galeazzi ai danni di Vitillo, calcio di punizione in favore del Trento, già battuto per Darè e in questo istante scade il tempo regolamentare, 45 minuti, si gioca in recupero. Braghin cerca di servire Cornacchini, ma poi c'è un fallo. Piacenza che sta subendo, sbattuto il calcio di punizione con pallone in movimento, va ripetuto. Battuto calcio di punizione. Pallone a Vitillo. E c'è la possibilità di contropiede per il Piacenza, ma il pallone termina in fallo laterale, vano lo scatto di Cornacchini, mentre siamo già un minuto oltre il 45esimo e il signor Pala manda le squadre negli spogliatoi. 1-0 per il Piacenza, gol messo a segno da Cornacchini al nono su calcio di rigore. Piacenza comunque che non accontenta i tifosi e che ci auguriamo vedere più tonico nella ripresa. A risentirci per i secondi 45 minuti. Il secondo tempo di Piacenza-Trento al comunale della Galleana, il risultato è di 1-0 al termine dei primi 45 minuti in favore del Piacenza, rete messa a segno al nono da Giovanni Cornacchini su calcio di rigore. Il Piacenza è in avanti con questa fiondata che termina alta sulla traversa di Marighetti proprio in apertura di ripresa. Piacenza alla destra dei nostri teleschermi in completa tenuta rossa, alla sinistra in maglia gialla, pantaloncini e calzettoni blu il Trento. Non ci sono state sostituzioni, ci sembra, nel corso dell'intervallo. Ci sono le stesse squadre dei primi 45 minuti, stesse formazioni che vi andiamo a leggere. Il Trento schiera Zancopè, Vitillo, Vivarelli, Darè, Ragnacci, Bia, Di Natale, Bocchielini, Romano, Buongiorni e Trochet. Piacenza schiera Gandini, Bertozzi, Di Bin, Di Fabio, Chiti, Occhi Pinti, Galeazzi, Manighetti, Cappellini, Braghin e Cornacchini. Attenzione al Trento ora che si porta in avanti sulla sinistra con Romano. C'è un calcio di punizione concesso al direttore di gara in favore del Piacenza. Ecco il calcio di punizione battuto in favore di Gandini. Ecco il rinvio di Gandini, Cappellini di tacco, Cornacchini ancora per Cappellini, entra in area di rigore Cappellini, il tiro e la conclusione in diagonale che termina sul fondo. Bello questo scambio Cappellini-Cornacchini e Piacenza che va vicino al gol per la seconda volta in questo inizio di ripresa.
Trochet si porta il pallone oltre la linea dell'out, quindi c'è una rimessa laterale in favore del Piacenza, rimessa già effettuata. Chiti, Di Bin, ancora Chiti, serve Manighetti, Manighetti apre poi sulla destra per Bertozzi che si sgancia. C'è questo passaggio per Braghin, c'è il tiro di Braghin fortissimo e la respinta di Zancopei in calcio d'angolo. Ancora un'azione da gol per il Piacenza, questo è il primo angolo della partita. In favore del Piacenza. Galeazzi che si incarica di calciare, ecco il centro, la parata, il gol! E il Piacenza raddoppia! Raddoppia la formazione biancorossa, c'è stato un calcio d'angolo battuto dalla destra da Galeazzi, il colpo di testa che ha costretto a una difficile parata a Zancopé e poi è stato pronto Cappellini a ribattere in rete un 2-0 che ora dovrebbe permettere di assistere tranquillamente a questi restanti 40 minuti di gioco, ma non è mai detto. Pallone a Vivarelli fermato e poi c'è questo rinvio lungo con pallone che si avvia in fallo laterale. Abbiamo superato il quarto d'ora della ripresa, Piacenza che conduce per 2-0 e c'è stato questo contropiede, vediamo il direttore di gara che si avvicina a un giocatore trentino, precisamente Romano, e lo espelle. Espulso per proteste il numero 9 del Trento. Questo Trento, un'altra vittoria per il Piacenza, una vittoria che ci voleva dopo la battuta d'arresto di Carpi, vero? Sì, certamente, noi volevamo il riscatto, l'abbiamo ottenuto meritatamente facendo una partita un po' delle nostre partite, che però io ho visto la squadra veramente in ripresa e quindi il tempo gioca a nostro favore e noi abbiamo bisogno di tempo per mettere a posto delle cose e il risultato ti dà morale. Adesso poi c'è la sosta, quindi la sosta noi adesso la useremo per altri motivi, anche se c'è la Coppa Italia sabato, però noi questa settimana faremo un lavoro di sostegno per quanto riguarda la preparazione e metteremo a punto dei discorsi di maturità, di impostazione e di saper gestire le partite in modo diverso, con meno nervosismo, perché i ragazzi vogliono sempre vincere e allora delle volte non si esprimono per le qualità che hanno proprio perché sono molto tesi e sbagliano dei passaggi molto, molto facili che sono alla loro portata, quindi è una questione proprio di intensità e di tensione. Ecco, quindi un Piacenza diciamo un po' altalenante dovuto appunto a motivi di natura psicologica secondo lei, non certamente fisica. Vorrei continuare con questo discorso della psicologico, però esiste, insomma è una squadra che adesso ha degli stress perché quando sei primo in classifica ci sono, anche se ripeto preferisco averli, e allora bisogna che troviamo una serenità, un equilibrio che ci manca ancora, perché noi ci esprimiamo a grossi livelli a tratti, perché veramente abbiamo fatto 10 minuti del secondo tempo iniziali da squadra che io, l'allenatore in quelle situazioni non serve nemmeno perché guarda solo, perché la squadra gira a mille e abbiamo creato tantissime occasioni da gol non concretizzate, ma quello non è il problema. Siamo andati meritatamente in vantaggio anche nel primo tempo con rigore e poi abbiamo raddoppiato benissimo con una bella azione, abbiamo fatto altre buone azioni, quindi la squadra c'è, la squadra è viva, deve solo trovare l'equilibrio, questo senz'altro. Ecco, Bertozzi ha prelevato Doni, il motivo mister? Ma ho
ho detto sin dall'inizio che noi abbiamo 18, adesso non è 17 titolari per gli infortuni, e quindi è stato un normale avvicendamento. Paolo ha giocato fino ad ora tutte le partite, non si era mai fermato, ed è normale che succeda che un giocatore abbia bisogno anche un po' di ricaricare le pile. Lui è uno che spende poi molto sotto il profilo nervoso, quindi è un avvicendamento normale ed è giusto che sia così, perché così riesci ad equilibrare le forze e ognuno dà il massimo di quello che può dare, poi ricarica e ritorna, e il campionato è fatto di questi momenti, e quindi bisogna sfruttarli al massimo, sfruttando appunto i giocatori nella situazione in cui sono al meglio delle loro condizioni. Siamo alla pausa natalizia ormai, una pausa di campionato, in quanto Piacenza giocherà in Coppa Italia sabato contro il Monza. Ecco, di solito si tirano anche un po' di bilanci, diciamo, in questa stagione, in questo periodo. Ecco, lei cosa, a distanza di 3-4 mesi dal suo insediamento qui a Piacenza, cosa ha da dire? Ma io il bilancio non ho ancora fatto, lo farò questa settimana probabilmente, farò proprio bilancio, proprio andando a vedere tutto quello che abbiamo fatto. E questa settimana per noi, ripeto, non è una settimana di riposo né di sosta, a parte il discorso della Coppa Italia di sabato, che mi interessa però relativamente, perché io questa settimana sarà una settimana molto dura per i ragazzi, loro lo sanno già. Faremo doppi allenamenti per 3 giorni, perché noi dobbiamo consolidare quella che è la nostra condizione fisica per mantenere proprio questa condizione fino alla fine del campionato, e questa settimana è molto molto importante, e quello che avverrà sabato a me interessa poco, insomma, anche se ci tengo alla Coppa Italia. Un'ultima battuta, il primato logora più di quanto credesse o meno? Ma personalmente no, perché la mia tensione è uguale. Certo che sicuramente qualche cosa che uno non se ne accorge succede, però comunque è sempre meglio essere davanti, insomma, perché gli altri devono soffrire, devono fare quanto noi, e è una bella spinta. Speriamo che duri così fino alla fine. Auguri, mister. Grazie. Bertozzi oggi ha esordito per la prima volta dal primo minuto. Ecco, se ci vuoi commentare un po' questa partita, ma soprattutto questa tua prestazione. Ma la partita, non penso che il primo tempo specialmente non deve essere stata delle migliori, però a noi interessava anche il risultato, diciamo, e quello è venuto. Il secondo tempo penso meglio, e abbiamo fatto il secondo gol, e lì la partita secondo me si è chiusa. Come prestazione mia personale, dopo 6-7 mesi che non giocavo una partita di campionato, penso che sia positiva. Diciamo che è stata una prestazione un po' in crescendo, perché all'inizio, dopo tanto tempo che non giochi una partita ufficiale, ero un po' così nervoso, non sapevo neanch'io come avrei giocato, però penso di essere andato bene, meglio il secondo tempo comunque. Ecco, senti, per quanto riguarda la tua posizione, diciamo, sei stato occupato in quella che è la tua posizione naturale, oppure sei abituato di solito a giocare in altri ruoli? No, io prediligo giocare all'esterno, perché mi piace anche ogni tanto sganciarmi, andare al tiro, oppure insomma giocare con la squadra. Non mi piace solo stare in difesa, marcare l'uomo e basta. Quindi penso di aver giocato la mia posizione migliore. Adesso c'è la pausa natalizia, che però per voi vuol dire lavoro ulteriore, mi diceva il mister. Sì, ma noi, questo qui di solito è il periodo che odio di più, perché quando ci sono delle soste di solito le squadre lavorano sempre di più. E difatti penso che faremo 2 allenamenti al giorno. Comunque il fatto che abbiamo vinto ci aiuta ad allenarci meglio, con più entusiasmo. Cappellini, un altro gol anche oggi, il gol del 2-0, il gol della sicurezza in una partita ad alti e bassi un po' altalenante. Lasciamo stare e parlaci un po' di questa rete. Dunque, c'è stato un calcio d'angolo battuto da Galeazzi. Io sono andato sul primo palo, Giovanni era subito dietro di me, è riuscito a intercettare questa palla, a girarla benissimo, il portiere è stato bravo a pararla, la palla mi è ritornata sulla testa e l'ho messa dentro. Senti, poi c'è stata un'altra occasione in cui tu hai rischiato di metterla dentro un'altra volta, ma ci ha pensato il portiere molto bene, diciamo, a gettare la palla in calcio d'angolo. Sì, indubbiamente, non voglio togliere i meriti al portiere, però anch'io, diciamo che è un concorso di colpa, nel senso che potevo fare meglio, data così, pazienza. Questo Piacenza poteva fare meglio oggi, oppure ha ottenuto quanto ha meritato? Credo che il meglio debba sempre venire. Sicuramente non credo sia da mettere in dubbio la vittoria di oggi, magari abbiamo avuto così qualche momento poco esaltante, però
probabilmente queste due reti che abbiamo realizzato subito dopo l'inizio del primo e del secondo tempo, così forse hanno creato un po' di rilassatezza in noi. Comunque niente, non credo che la squadra abbia corso grossi pericoli, ripeto, la vittoria non è assolutamente da mettere in discussione. Ora, Roberto Chiti, oggi sei stato impiegato nel ruolo di difensore centrale, un ruolo che hai già occupato altre volte, sostituendo Paolo Doni. In parete si è cavato egregiamente, mentre questo Piacenza, diciamo, è stato un po' altalenante, o no? Sì, direi altalenante, una squadra da due volti, il primo tempo così, anche se siamo riusciti ad andare in vantaggio, e il secondo tempo direi il vero Piacenza, che abbiamo giocato, creato tante occasioni e sprecato anche, però abbiamo visto che quando ci mettiamo a giocare siamo una vera squadra, però il problema è che riusciamo a giocare un tempo solo. Speriamo, adesso dobbiamo cercare di giocare almeno due tempi, come sempre. Non riesco a capire perché il primo tempo siamo così contratti, nervosi e sbagliamo troppo. Invece il secondo tempo forse ci tranquillizziamo, non so, e riusciamo ad andare in campo e giocare. Senti, diceva il mister che in questa settimana di sosta per quanto riguarda il campionato ci sarà tempo per ricaricare le pile, soprattutto per vedere queste pause, queste cose, diciamo, che non funzionano al 100%. Sì, adesso ricaricheremo le batterie con questa pausa, che ci permetterà poi di andare avanti per tutto l'arco del campionato. E staremo a vedere quello che succederà. L'importante è ritrovarsi e stare tranquilli. E vinciamo anche giocando così male, facciamo sempre risultati perché creiamo sempre quel qualcosina in più per andare avanti, quindi l'importante è essere tranquilli e consapevoli di quello che facciamo. Ecco, per quanto riguarda dietro di voi c'è un lotto di squadre, ma soprattutto c'è questa Empoli che non perde, che si sta dimostrando veramente l'antagonista, diciamo, almeno in questa fase numero uno rispetto a voi, ecco. E vabbè, se non ci vogliono lasciare scappare, giustamente devono vincere queste squadre qui dietro, e quindi ci sarà una grossa battaglia. Noi da nostra parte noi cercheremo di fare il nostro meglio per mantenere la testa della classifica e cercare di far venire fuori il bel gioco che sappiamo fare. Al di là della diplomazia, tu chi vedi come squadra particolare accreditata, oltre ovviamente al Piacenza? Ma direi che c'è un lotto di squadre che ci possono mettere in difficoltà, c'è Como e Monza, anche Venezia, non c'è da lasciare dietro nessuno, sono tutte squadre che possono mettere tutti in difficoltà. D'altronde c'è ancora molto di campionato, quindi ne vedremo ancora delle belle. Quando è che devo partire? Fabio! Me lo dici tu quando si può partire, Gentili telespettatori, buon pomeriggio. È Mauro Molinaroli che vi saluta dallo stadio Castellani di Empoli, dove Empoli e Piacenza si incontrano in questa gara, una gara molto importante, una gara di fine anno che dovrebbe in qualche modo sancire ulteriormente i valori di questo campionato di Serie C1. Ma veniamo subito alle formazioni delle squadre in campo. L'Empoli scende in campo con Pintauro, Prete e Pellegrini, Di Francesco, Grani e Gori, Righetti, Loseto, Musella, Marini e Caccia. In panchina a disposizione del signor Montefusco, Calattini col numero 12, Pandullo con il numero 13, Carli, Carboni e De Marchino. Per quanto riguarda il Piacenza, mister Cagni ha schierato una formazione abbastanza inedita ed è la seguente: Gandini, Bertozzi, Dibin, Papais, Chiti, Occhipinti, Galeazzi, Manighetti, Piovani, Di Fabio, Cornacchini. In panchina con il numero 12 Ramon, con il numero 13 Doni, quindi Rocca, Braghin e Cappellini. Relegati in tribuna Bozzia e Moretti insieme a Polmonari aggregato alla locomotiva. Arbitro il signor Redomonto di Taranto, guardalinei i signori Gallipoli e Robilotta. Il pubblico qui ad Empoli, la gara è iniziata da pochissimi istanti, non è tra i più numerosi, siamo anche a ridosso delle festività natalizie, e diciamo subito che il Piacenza cercherà qui ad Empoli di dimostrare tutto il suo valore di leader del girone. Una partita difficile, una partita impegnativa, lo si sa, una partita nella quale i toscani cercheranno ogni tentativo per agganciare e ridurre al minimo le distanze nei confronti dei biancorossi. Chiti,
Chiti verso Galeazzi. Galeazzi sempre lungo la laterale destra a servire Bertozzi. Bertozzi a Occhi Pinti. Occhi Pinti a sinistra verso Manighetti, che raccoglie bene e poi effettua un'azione. Vedete, si libera di un avversario a servire Bertozzi, ancora Occhi Pinti, sempre i biancorossi in possesso del pallone. Biancorossi, ripetiamolo, che non devono assolutamente rinunciare al gioco in questa gara, mentre c'è un bel pallone verso Piovani, un centro ed è Pintauro che effettua la prima parata al sesto minuto del primo tempo. Ecco l'Empoli che si spinge in avanti. Vediamo Caccia, altro uomo prezioso per la squadra di Montefusco, il quale ha passato a Di Francesco. Di Francesco a Righetti che si spinge in avanti, c'è una rimessa laterale a favore dell'Empoli a seguito di un terretto di Manichetti. Nel frattempo ancora Caccia, Caccia controllato da Chiti, si libera bene di un avversario, poi arriva Occhi Pinti ma chiude ancora Di Francesco. C'è un fallo di Occhi Pinti ai limiti dell'area proprio sul numero 4 dell'Empoli, Di Francesco. Un ragazzo assai giovane, ha solo 21 anni, è cresciuto proprio nelle file dell'Empoli, richiesto da molte società di categoria superiore anche durante il mercato novembrino, ma il presidente Allegri ha deciso di tenersi il suo giocatore proprio perché è risaputo che l'Empoli punta alla Serie B, come del resto Piacenza, Como, Monza e Venezia. Queste sono almeno le squadre in linea teorica favorite verso la categoria superiore. Nel frattempo vediamo questa punizione sulla destra, il tiro verso Gandini ed è gol, rete, un tiro raso terra da parte di Marini che sorprende Gandini. Siamo al settimo minuto e l'Empoli è in vantaggio per 1-0. Marini ha fintato un centro, ha trovato un varco nella difesa, o meglio nella barriera del Piacenza, ed è riuscito a battere Gandini con un rasoterra neanche forte. Empoli 1, Piacenza 0, un gol sorpresa che lascia esterrefatti non solo i biancorossi ma anche noi. Effettivamente non pensavamo che una punizione da quella posizione potesse finire in rete nel modo assai rocambolesco, almeno così ci è parso a caldo. Empoli 1, Piacenza 0, dunque si riprende con i biancorossi sotto di un gol appena 8 minuti dopo l'inizio della gara. Ecco intanto un alleggerimento e Pintauro tiene palla. Non ci voleva francamente questo gol a pochi minuti dall'inizio della gara e la partita è piuttosto accesa. Fallo di Chiti, si riprende con una posizione effettuata da Loseto. Anzi no, è Marini ancora sul pallone. Marini è un centrocampista che proviene dal Catania, battuto. Ecco, c'è stato un tentativo, ancora un fallo ai danni di Caccia e c'è un'altra punizione a favore dell'Empoli. Fallo è stato commesso, ci è parso, da Manighetti. Vedete che c'è la punizione a favore dell'Empoli, con il risultato sempre fermo sull'1-0 per la squadra toscana. Siamo all'undicesimo del primo tempo. Dobbiamo dire che i toscani dopo il gol sono riusciti a controllare la situazione e la partita finora è nelle mani dell'Empoli, mentre vediamo che ai bordi del campo si sta già scaldando Cappellini. Probabilmente Cagni conta a questo punto di rinvigorire e di rafforzare la fascia avanzata del campo e di mettere dentro il centravanti a fianco di Cornacchini, che a dire il vero è piuttosto isolato. Un nugolo di uomini sul pallone, ecco intanto il tiro e Gandini respinge questa botta ancora di Marini.
Abbiamo visto Gandini respingere, ancora la difesa uscire, Chiti effettua uno strano traversone che grazie al cielo termina nelle mani del portierone biancorosso. Cornacchini ostacolato molto bene da Prete, ecco intanto Galeazzi, Piovani a Cornacchini, chiuso da due avversari, ecco la palla ancora Galeazzi, Galeazzi nella morsa dei giocatori dell'Empoli. E c'è in questo momento una punizione per il Piacenza, punizione che vediamo si appresta a battere Papais. E c'è anche l'ammonizione nei confronti di Loseto. Probabilmente Loseto ha protestato nei riguardi del signor Rodomonto, e il quale ha estratto immediatamente il cartellino giallo. Del resto la partita è piuttosto tesa, piuttosto nervosa, sappiamo infatti la posta in palio quanto sia importante. Un pareggio dei biancorossi qui al Castellani vorrebbe dire tenere a debita distanza un Empoli che è una squadra quadrata, è una squadra in grado di produrre gioco. Ecco Papais che va a chiedere delucidazioni al signor Rodomonto. Staremo a vedere cosa fa il numero 4, arriva Caccia che ribatte, Bertozzi tenta il tiro, molto bene la parata, riprende Cornacchini sul tiro, termina proprio tra le braccia di Pintauro, un'indecisione del portiere toscano al 15° del primo tempo aveva favorito una ripresa di Cornacchini che per poco non riesce a pareggiare. Forza ragazzi, il Piacenza in questo momento sta impostando, ancora occhi pinti a Piovani, riprende Manighetti molto bene sulla sinistra, Manighetti si libera dell'avversario, mette al centro ma rinvia Prete e subito a servire Marini, anticipo di occhi pinti. Andiamo Piacenza che stiamo prendendo quota, ecco ancora Manighetti va avanti ma il suo tiro piuttosto debole. Papais a Piovani, arrivano in due, c'è una rimessa laterale a favore del Piacenza, ancora Papais, buono l'asse di Fabio Papais in questa fase della gara, ancora il numero 4 al centro. C'è un pallone verso Piovani ma scivola il numero 9 biancorosso, Bertozzi spinge in avanti, sforbiciata lunga di Grani, ancora Chiti, lungo lancio dove però non c'è nessun giocatore dell'Empoli, occhi pinti riprende, bravo questo Piacenza nonostante lo svantaggio, Papais occhi pinti indietro a Gandini, Chiti, Manighetti, ancora Manighetti, Papais, buon corridoio, tenta il tiro Papais, molto bene Cornacchini, gol, rete, pareggia la grande Cornacchini. Il bomber biancorosso ha riportato al 26° le sorti in parità. Grande Cornacchini e grande Piovani, ma soprattutto bello questo Piacenza di Capodanno, o meglio di fine anno. Ripristinata la parità, Cappellini torna a sedersi in panchina. Rete di Cornacchini, 12° sigillo personale di questo piccolo grande bomber che sta regalando soddisfazioni a gogo alla tifoseria biancorossa. Stefano. Beh, l'avevamo detto, direi che d'accordo che il calcio è strano, però a questo punto fino adesso si è visto solo una squadra in campo, al di là dell'episodio del gol su punizione, quindi il pareggio è direi sacrosanto. Speriamo che adesso il Piacenza insista con le stesse grinta perché si è visto che questo Empoli è battibile anche se sul suo terreno, e bisogna sfruttare il momento favorevole. Ecco intanto vediamo l'Empoli che si spinge in avanti, ancora con Marini, si libera dell'avversario, cerca il fraseggio ma viene messo giù da Leonardo Occhipinti.
c'è la punizione pericolosa a favore dell'Empoli, mentre il pubblico lancia i propri strali contro i difensori biancorossi. Rei, secondo i tifosi toscani, di essere un po' troppo duri e di basare esclusivamente al sodo. Ecco, intanto vediamo diversi giocatori azzurri sul pallone. C'è sempre il solito Marini, Gori, Righetti. Ecco, vediamo ancora Marini, tenta il pallonetto, un altro tiro tagliato, pericoloso e insidioso. Questo Empoli, l'abbiamo detto, lo ripeteremo fino alla noia, riesce a rendersi pericolosissimo sui calci piazzati, e quindi è bene che il Piacenza, soprattutto nel secondo tempo, eviti di procurare calci di punizioni dalla media distanza all'Empoli, proprio perché potrebbe questa tattica ripercuotersi contro i giocatori biancorossi. Nel frattempo c'è un colpo di testa, un colpo di testa di Loseto che termina a lato. Il giocatore dell'Empoli che era rimasto a terra a seguito della punizione di Dibin, mentre si riprende con la palla a favore di Pintauro, e in questo momento termina il primo tempo con il risultato di 1-1. Reti per l'Empoli, Righetti su punizioni al sesto, e per il Piacenza Cornacchini al 29esimo, se non andiamo errati. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, gentili telespettatori, qui ad Empoli al termine del primi 45 minuti, risultato di 1-1, ripetiamo, con gol di Marini al sesto e Cornacchini al 25esimo. Secondo tempo tra Piacenza ed Empoli qui al Castellani di Empoli. Dopo la pausa nessuna nuovo innesto da parte di Gigi Cagni nelle file del Piacenza. Il risultato di 1-1 al termine di un primo tempo assai combattuto, un primo tempo che ha visto un Piacenza in grado di impostare molto bene le proprie azioni di gioco. Buono, avevamo detto, l'asse di centrocampo tra Manighetti, Di Fabio e Papais. L'unico neo che abbiamo visto, ecco, nel frattempo c'è un'azione di caccia, esce Gandini, caccia, allontana il pallone, serve immediatamente Righetti sulla destra, un centro e Gandini in uscita plastica subito al primo minuto del secondo tempo, impedisce al centravanti dell'Empoli di infilare di testa. Comunque 1-1 tra le due squadre entrambe alla ricerca di un risultato pieno, soprattutto l'Empoli che dopo il vantaggio sembrava crederci, si è trovata imbrigliata da un Piacenza che ha dimostrato tutto il suo valore e tutta la sua capacità ed ha espresso un gioco veramente pregevole. Il pareggio di Cornacchini al 25esimo ci stava tutto, e il Piacenza ha avuto in qualche altra occasione la possibilità di raddoppiare. Comunque torniamo a questo secondo tempo dove Di Fabio serve Dibin. Dibin a Manighetti, ancora Di Fabio. Di Fabio a Galeazzi. Galeazzi tiene sempre la posizione lungo la laterale destra, occhi pinti in avanti, ancora a Manighetti. Fraseggi corti e poi lungo lancio verso Cornacchini, però il lancio di Manighetti è piuttosto fuori misura e termina a là. Dibin sul suo diretto controllore Righetti, c'è una rimessa laterale a favore del Piacenza, è lo stesso Dibin che la effettua e serve, vediamo, Piovani. Piovani fa correre Manighetti, su di lui in anticipo Di Francesco, e c'è un fallo poi di Manighetti ai danni di Grani. Si riprende con questo calcio di punizione l'Empoli, ma la palla era in movimento e il signor Rodomonto di Teramo decide per la ripetizione del calcio piazzato. Ecco ancora l'Empoli imposta la manovra. Vediamo
un tentativo verso Caccia che viene messo giù da Papais. Tutta l'esperienza dei vari di Fabio Papais è emersa, mentre vediamo un'uscita di Gandini veramente prodigiosa nei confronti di Prete, che si era spinto in avanti procurando un'azione veramente importante per l'Empoli, un'azione che per poco non vede i toscani passare in avanti. Molto bene Gandini su Prete. Ecco un altro tiro ed è ancora una volta la difesa biancorossa che deve fare il miracolo per evitare gli avanti toscani. Empoli che ha iniziato a tambur battente, ripresa che si presenta ancora una volta emozionante proprio a metà campo. Musella dalla bandierina, tutti i giocatori dell'Empoli nell'area biancorossa. Ecco ancora un tiro di Marini che però stavolta termina abbondantemente a lato. Avete visto l'azione portata avanti da Prete, come è resa pericolosa e come Gandini abbia dovuto uscire alla disperata sul numero 2 azzurro. Sarebbe forse opportuno venissero accesi i riflettori, ma probabilmente il signor Rodomonto non decide in questo senso, e infatti sappiamo compito del direttore di gara, preciso compito del direttore di gara, stabilire se la carenza di visibilità deve far sì che la società di casa provveda all'accensione dei riflettori. Ecco in questo momento Cornacchini che si avventa su un pallone. Ancora Papai, servito Cornacchini, c'è un fallo di mani che verrà senz'altro ammonito da parte di Gori. Cornacchini era infatti lanciato a rete, esatto, ed è ammonizione per Gori. Sappiamo infatti che i nuovi regolamenti sono inflessibili in queste occasioni, in queste circostanze. Del resto, da quella posizione lasciare il sopravvento a Cornacchini avrebbe significato veramente mettere in crisi tutto quanto la difesa azzurra, proprio perché l'Empoli in questa fase del gioco era impegnato a premere in avanti. Piacenza dunque che si spinge in contropiede, stavolta il baricentro è a favore dei biancorossi. Ecco intanto Papais che riceve, si libera sulla sinistra Bertozzi, tenta l'affondo, poi serve Dibin al centro per Cornacchini, c'è un colpo di testa, arriva Galeazzi, il tiro, la respinta, c'è il pericolo, Cornacchini calcia di poco a lato. Veramente un peccato, signori telespettatori, amici telespettatori, poteva far scapparci anche il 2-1 a favore del Piacenza, una bella azione con una bella conclusione di Galeazzi, respinta da Pintau che, come abbiamo già detto più volte, non sempre è in grado di trattenere i palloni. Ha visto Cornacchini avventarsi ancora una volta sul pallone, ma il suo tiro è terminato di pochissimo a là. Fusco che si agita dalla panchina, non so se, gentili telespettatori, se le telecamere lo stanno inquadrando. Ecco intanto l'ennesima punizione. Tutti i giocatori nella metà campo del Piacenza e tutti i biancorossi nella loro area. Ecco intanto un intervento di Bertozzi ancora, e un allontanamento da parte di Papais. Continuano a scaldarsi Rocca e Doni, mentre Di Francesco rimette in avanti. Manighetti anticipa, altra rimessa laterale. Manca un minuto al termine della gara. Occhi Pinti riesce a conquistare un buon pallone, però purtroppo lo caccia fuori lateralmente. Ecco intanto un'altra azione dell'Empoli, sempre sulla destra. Se ne va Caccia che viene messo giù
e c'è forse l'ultima punizione della gara. Tutti i giocatori dell'Empoli in avanti. Quasi sembra dire ai suoi Montefusco che è l'ultima occasione per far proprio l'incontro. Si sgomita, si scalza nell'area, vedete Bertozzi che tenta di controllare diversi giocatori e in questo momento il signor Rodomonto fa cenno di ripetere il calcio piazzato. Ecco intanto il pallone che termina tra le braccia di Gandini ed è la fine della gara. Qui a Empoli, gentili telespettatori, Mauro Molinaroli nel darvi un felice, un sereno 1991 vi saluta ricordandovi che il Piacenza ha pareggiato sul difficile terreno della squadra toscana per 1-1. Le reti al quinto del primo tempo Marini, al 25esimo pareggio per il Piacenza di Cornacchini. Partita di parità e buon risultato per il Piacenza che è saldamente in testa alla classifica. Grazie e arrivederci. Buon proseguimento di serata. Stasera siamo in casa di Gianni Cornacchini, bomber biancorosso, calciatore che si sta imponendo l'attenzione non solo dei tifosi piacentini ma anche un po' di tutti i giornalisti nazionali e degli osservatori nazionali. 2 anni, 16 gol allo scorso anno al Piacenza e finora 12 gol. Cosa si prova con questa, così, con questa euforia addosso, questo primato in classifica e tanti tanti gol alle spalle? Una grande soddisfazione perché è importante quest'anno essere lì davanti e rimanerci fino alla fine perché abbiamo tutte le possibilità per farlo e quindi si spera insomma di continuare così. Senti, ma al di là di tanti gol, Gianni Cornacchini, la vita privata com'è? Con questa bambina di nome Eleonora, se non sbagliamo, e poi? Tranquillissimo. Sto con la famiglia, con mia figlia, con mia moglie chiaramente, e vivo una vita tranquilla senza nessun problema. Gianni Cornacchini calcisticamente nasce a Fano, se non andiamo errati, no? Sì, ho fatto praticamente tutte le giovanili lì a Fano fino ad esordire in prima squadra quando avevo 17 anni e poi sono stato trasferito alla Reggiana, da lì alla Virisit Bergamo e poi qua a Piacenza, 2 anni. Gianni Cornacchini è anche stato un discreto giocatore di volley, se non andiamo errati, di pallavolo. Sì, a livello giovanile, sì, ho anche esordito a livello di Serie C, però chiaramente dovuto alla statura ho dovuto smettere perché ormai la pallavolo si è evoluta in una maniera tale dove i ragazzi alti 1,70 non sono tagliati fuori. Teoricamente i ragazzi alti 1,70 non dovrebbero segnare neppure di testa ed elevarsi come fai tu, invece calcisticamente ti riesce molto bene. Ma sì, mi riesce abbastanza bene anche perché grazie alla pallavolo, perché praticamente la pallavolo è parecchio del lavoro che si fa durante la settimana, è dovuto ai balzi, tutte queste cose qua, quindi mi ha aiutato parecchio. Chi è stato un po' il tuo telescout? Ma sono stati alcuni allenatori che avevo a Fano, tipo Chialini, così, che ha insistito per farmi smettere di giocare a pallavolo e continuare la carriera calcistica. Da parte tua il gol è una dote innata, l'hai sempre avuto nel sangue, oppure così giocavi come tornante, segnavi meno, come nasci tu? Ma all'inizio giocavo un po' più da seconda punta, cercavo di fare un po' il guastatore, diciamo, cercavo di dar dietro agli altri, a difendere anche. Invece adesso ho cambiato un po' il mio modo di gioco e sono un po' più, diciamo, una prima punta. Vedo che i risultati insomma stanno venendo anche abbastanza bene anche adesso. Senti Gianni, per quanto riguarda il calcio, ognuno di noi credo abbia avuto dei miti, dei giocatori a cui si è ispirato, ecco, anche se vabbè, qualcuno ha dovuto smettere subito, tu invece hai continuato, ma chi è il giocatore forse che hai stimato proprio quando partivi, quando iniziavi la tua carriera, la tua avventura calcistica? Ma ce ne sono tanti, adesso non è che mi vengono in mente, però ce ne sono tantissimi. Ma non so, Paolo Rossi e così via, tutti grandissimi centravanti, quindi non è che ne ho avuto uno in particolare. Cagni di te dice che sei un ragazzo molto intelligente, che sei un fenomeno, nel senso che hai delle doti innate per giocare a calcio.
Ma mi fa molto piacere, lo ringrazio, poi anche molto intelligente, no scherzo, sono molto contento di questo, io mi auguro di continuare così, anche perché insomma, ripeto, ne abbiamo la possibilità, quindi quest'anno spero che sia proprio l'anno buono per vincere questo campionato. A un certo punto della passata stagione hai puntato in piedi e non volevi più rimanere a Piacenza, c'era qualcuno che ti richiedeva, hai 25 anni, aspirazioni legittime per andare in una categoria superiore e pare tu abbia detto a Piacenza basta, lasciatemi andare. È vero questo? E cosa è successo? Ma sì, praticamente alla fine del campionato scorso avevo delle ottime richieste, quindi avendo anche un'età insomma non proprio tanto giovane, perché a 25 anni avevo la possibilità di giocare in categorie superiori, volevo sfruttarla, però tutto sommato sono contento di essere rimasto qua adesso e spero di continuare ancora a fare gol, chiaramente, e di andare così. Ecco, il mister, tornando a parlare di Cagni, appunto parlando della tua intelligenza, oltre al fatto ovviamente di essere una persona disponibile e cordiale con tutti, afferma questo dato proprio per il fatto che hai saputo riambientarti immediatamente a Piacenza, cioè dal fatto di dovertene andare, di dover lasciare questa città e di dover quasi aspirare a una categoria o due superiori, hai detto vabbè basta, sono a Piacenza, mi fermo, riprendo da capo e cerco di fare il mio dovere qui, mentre molte volte alcuni giocatori appunto puntano i piedi e fanno il contrario. Come mai questo? Ma una volta che non ho avuto più la possibilità di andare via mi sono in pace, ho cercato di lavorare seriamente per ripropormi quest'anno qua. Quali erano le squadre che ti volevano? Ma la più importante che mi aveva richiesto era la Lazio, quindi insomma era una grossa possibilità che avevo e volevo sfruttarla, però tutto sommato, ripeto, sono contento di come sono andate le cose adesso. Senti, tra il Piacenza dell'anno scorso e il Piacenza di quest'anno che differenza c'è, al di là della classifica? Ma sinceramente non te lo so dire, però ecco, anche l'anno scorso come ambiente era veramente ottimo, anche quest'anno c'è uno spogliatoio veramente unito, c'è cioè, giocatori tutti uniti che lottiamo fino al 95esimo, cioè lottiamo tutti insieme per raggiungere questo obiettivo. Forse la differenza, quest'anno siamo leggermente più forti secondo me. Al di là di tutto, diciamo, gli hobby di Gianni Cornacchini quali sono? Al di là di questa famiglia che tu hai, di questa casa, di questo tuo piccolo rifugio sacrosanto, cos'è che ti affascina? Ma hobby ne ho tanti, ne ho tennis, fotografia, ascolto musica, ma ne ho tanti, quindi so anche cosa fare oltre al calcio. Che musica ascolti? Ma mi piace moltissimo Elton John. E poi musica in generale, niente di particolare. Senti, il dopo Cornacchini come vorresti fosse? Nel senso, dopo la tua attività calcistica, ci pensi ogni tanto? Oppure sei preso dal vortice così di questo campionato, di queste partite, di questi gol, di questo ambiente che forse frastorna anche un pochino? No, sinceramente non ci penso tanto adesso, perché so che ancora ho alcuni anni davanti per giocare, quindi cerco di impegnarmi al massimo per poter arrivare chiaramente all'aspirazione massima di un giocatore, giocare in Serie A, e poi vedremo, non si sa. Adesso è importante continuare così e impegnarmi sempre al massimo. Perché Cornacchini è esploso a 25 anni e non a 20 come tanti altri giocatori? Sono maturato un po' tardi, non lo so qual è il motivo principale, però mi va bene lo stesso. Il tuo maestro, nel senso il tuo scopritore o la persona a cui devi di più dal punto di vista calcistico? Ma io devo tanto a Ciaschini, all'allenatore che ho avuto a Fano, che mi ha voluto a tutti i costi via Fano, perché il presidente mi voleva mandare via perché non credeva in me, e invece lui ha insistito nel tenermi, e poi quell'anno lì sono stato capocannoniere con 13 gol, quindi per me è stato il massimo, e poi veramente un bravo allenatore. La tua più grossa delusione, sotto il profilo calcistico ovviamente? Penso sia l'anno Reggio Emilia, è stato disastroso sotto tutti i punti di vista. Eravamo partiti per vincere il campionato con una squadra molto forte, però nel proseguo del campionato insomma le cose sono andate malissimo. È stato l'anno diciamo più brutto che ho fatto fino adesso. Il ricordo più bello, nel senso, se tu dovessi estrapolare un ricordo e tirar fuori un gol, un'azione, una persona, cos'è che ti viene in mente?
Ma in questo istante niente, sinceramente. Ce ne sono tanti ricordi belli, ma uno in particolare non mi viene in mente. Sei un casalingo, nel senso che sei molto legato alla famiglia. Con la cucina come te la cavi? Disastro. No, insomma, la piena cucina è famillate, quindi proprio sono scandaloso. Ci pensa mia moglie a quello? No, sono proprio un disastro, veramente. C'è un videoregistratore lì? Film, ne vedi? Sì, ma non tanti, lo tengo lì così, come soprammobile, no? Ogni tanto qualche film fa piacere vederlo. Ecco, per quanto riguarda le tue letture, diciamo giornali sportivi e basta, oppure così, c'è anche dell'altro? Ma neanche quelli, sinceramente, ho smesso di leggerli, i giornali sportivi, l'anno di Reggio Emilia, proprio lì ho smesso definitivamente perché c'erano alcune cose che non mi andavano bene, ma e da quell'anno lì insomma ne leggo pochi. Un calciatore 25 anni come te, come tanti altri, vive in un mondo abbastanza particolare, nel senso la famiglia, il pallone, il campo. Si dice che a volte siate abbastanza lontani dai problemi di tutti i giorni, è vero o no questo? Ma non è assolutamente vero, anche se in effetti noi siamo dei privilegiati, perché insomma giocare a calcio è una bella cosa, si guadagna abbastanza bene, poi si vive bene, insomma si fa un lavoro che a cui piace, quindi si sta bene, però i problemi li abbiamo anche noi, quindi non siamo al di fuori di tutto questo. Che importanza hanno i soldi nella vita di Cornacchini? non è chiaramente la prima cosa, però fanno parte della vita, quindi hanno una certa importanza. Ecco, per quanto riguarda questo continuo cambiare città da parte vostra, Fano, Reggio Emilia, Bergamo, poi Piacenza, un altro anno chissà, magari Roma, è un trauma questo oppure... No, a me piace tanto perché io sono molto legato alla mia città, a Fano, e quindi quando vado in un'altra città magari dopo uno o due anni mi annoio così, perché preferisco stare nella mia città. Invece cambiando a continuazione città ogni anno puoi vedere cose nuove, stimoli diversi, quindi per me è una bella cosa. Ecco, per quanto riguarda appunto Fano, è una città dove tu torni appena hai un attimo di tempo, se non sbagliamo, almeno stando a quanto tu ci dici ogni tanto, ecco. Sì, quando si dà permesso il mister torno volentieri a casa. Ecco, per quanto riguarda invece la tua vita, la famiglia che importanza ha? Ma penso che sia la cosa principale, la famiglia è davanti a tutto, poi chiaramente il lavoro e tutto il resto. C'è un sogno nel cassetto? No, di continuare così, nessun sogno in particolare. A questo 1991 che è appena iniziato, cosa chiedi? Ma io non mi chiedo mai delle cose così, io cerco di essere il più concreto possibile e cerco di pensare a fare il mio lavoro nel migliore dei modi. Amici sportivi, Armando Alessandri vi saluta dallo stadio comunale della Galleana di Piacenza, dove questo pomeriggio è in programma l'incontro valido per il campionato di calcio di divisione nazionale Serie C1, girone A, tra il Piacenza e lo Spezia. È spuntato il sole, un sole naturalmente ben accolto da giocatori e spettatori, la temperatura è rigida, però non c'è almeno la minaccia della nebbia. Il terreno è in condizioni eccellenti, tenendo conto naturalmente della stagione. Il pubblico, come al solito, non particolarmente numeroso. Ad occhio e croce valutiamo 3.500-4.000 le presenze in questa giornata, che vede il Piacenza impegnato contro lo Spezia. Formazione ostica coriacea che è a ridosso delle prime in classifica, ma deve recuperare delle partite, quindi può ancora inserirsi nel giro delle squadre candidate alla promozione. Le squadre sono schierate in questo momento: il signor Contente di Salerno, che è chiamato a dirigere questo incontro, ha dato il fischio di inizio.
Piacenza in completa tenuta rossa, Spezia in maglia bianca, calzoncini e calzettoni neri. Ecco le formazioni delle squadre in campo. Lo Spezia, allenato da Ferruccio Mazzola, schiera Mondini, Siviero, Sassarini, Torroni, Siroti, Pregnolato, Mirisola, Montani, Ceccarini, Giampaolo e Mariano. In panchina Alicicco, Perrotta, Cavallo, Moro e Catto. Il Piacenza, allenato da Cagni, schiera Gandini, Bertozzi, Dibin, Di Fabio, Chiti, Occhi Pinti, Piovani, Manighetti, Cappellini, Braghine, Cornacchini. In panchina Ramondoni, Rocca, Galeazzi e Moretti. Come vi ho detto in apertura di trasmissione, il direttore di gara è il signor Contente di Salerno. Nel Piacenza manca Papais, squalificato. Polmonari è in fase di recupero, ma non è stato naturalmente schierato nemmeno in panchina oggi da Cagni dopo l'operazione di ernia al disco. C'era qualche dubbio per Di Fabio, le prese con una fastidiosa influenza, ma evidentemente il centrocampista biancorosso ha recuperato perché è in campo, mentre a sostituire Papais vediamo la zona centrale del campo Braghin. E è entrato Cappellini rispetto alle ultime uscite al centro dell'attacco, gli ha fatto posto Galeazzi che siede in panchina, mentre è stato confermato in difesa Bertozzi e anche in questo caso Doni è andato in panchina. Il Piacenza è in possesso di palla con Occhi Pinti che serve Braghin. Ecco Braghin che cerca un compagno libero, c'è questa apertura per Manighetti sulla fascia destra che serve Piovani, poi c'è questo lancio ancora per Manighetti troppo lungo e può uscire indisturbato il portiere spezzino Mondini. Ecco la rimessa. Ancora Cappellini che si libera sulla sinistra, effettua il centro, c'è un colpo di testa e questa volta il calcio d'angolo è per il Piacenza. 1-1 i tiri della bandierina, 0-0 il risultato. È Piovani che sistema il pallone accanto alla bandierina, ecco che parte il centro, libera la difesa, ma è ancora il Piacenza in possesso di palla. Piovani, il centro del Piacenza, c'è stato un centro di Piovani, Braghin è saltato a vuoto ma c'era Cornacchini, Cornacchini di testa ha messo in rete al nono minuto, Piacenza in vantaggio con Giovanni Cornacchini, sempre pronto a raccogliere i palloni provenienti dai cross dalla fascia, ha saltato molto bene di testa, ha mandato il pallone nel 7, niente da fare per Mondini. È partita che inizia bene per il Piacenza, già in gol al nono minuto. Manighetti per Piovani, di tacco Piovani per Manighetti che mette questo pallone nel centro. C'è il intervento di Torroni che sbaglia però il rinvio. Manighetti ancora, l'apertura sulla sinistra per Braghin, il centro di Braghin, Cornacchini cerca lo scatto, Cornacchini viene messo a terra e c'è un calcio di punizione in favore del Piacenza. È Braghin che sistema la sfera sul luogo preciso del fallo, mentre si dispone la barriera della formazione in maglia bianca. Vediamo che Braghin corre verso la panchina, ha bevuto un sorso di acqua miracolosa e ora si appresta a battere questo calcio di punizione. Due uomini in porta, il portiere e un giocatore, ecco Braghin,
Viene ammonito Braghin, che non ha battuto il calcio di punizione. Si era in effetti mossa la barriera. Vediamo ora se sarà ancora Braghina in incaricarsi del tiro. Braghin, tiro, e salva sulla linea il portiere. Vediamo che sono a terra due giocatori, il portiere è un giocatore del Piacenza, però neanche termina in calcio d'angolo. Corrono i sanitari in campo. L'arbitro non aveva interrotto il gioco, nonostante fosse infortunato il portiere dello Spezia Terra. Vediamo ora che c'è un numero di giocatori attorno agli infortunati. Ecco che si rialza il giocatore del Piacenza, si tratta di Cornacchini, si rialza anche Mondini, meno male, niente di grave. Applausi del pubblico, si riprende con tutti gli effettivi in campo. Ecco che si sincera delle condizioni di Mondini. Ecco Braghin che batte il calcio d'angolo, pallone sfiorato, batti e ribatti, colpo di testa. Ecco Manighetti che riesce a servire Chiti. Ecco questo lancio in direzione di Braghin. C'è questo passaggio controllato e poi un rinvio di occhi pinti a campanile. Ma è ancora lo Spezia in possesso di palla. Poi c'è questo lancio. Piacenza che ha un attimo di difficoltà. Ecco Cornacchini. Niente, Cornacchini non è in condizioni di giocare. Vediamo che c'è la sostituzione, abbandona il terreno di gioco. Purtroppo Cornacchini che si è infortunato nell'azione con il portiere Mondini, quindi esce Cornacchini al 32esimo. Entra Moretti quindi al 32esimo. Moretti che passa il pallone indietro a Di Fabio, poi occhi pinti, c'è questo lancio di occhi pinti per Piovani. Ecco Piovani che riesce a mettere il pallone in mezzo. Cappellini, e buon lavoro di Cappellini che viene messo a terra e l'arbitro fa segno di proseguire. Ancora il Piacenza in azione, però c'è il centro, libera la difesa. Cappellini si era liberato molto bene. Sono delle proteste vivacissime da parte del pubblico. Cappellini si era liberato molto bene in area. E vediamo che viene ammonito Cappellini. Ammonito Cappellini, evidentemente per simulazione. Sono due giocatori terminati sul taccuino del signor Contente di Salerno, Cappellini e Braghin. Mentre è scaduto il
tempo, ecco che parte questo centro. Un calcio di punizione in favore del Piacenza. E si era liberato molto bene Cappellini in area. E c'è stato l'intervento sul centravanti. Il direttore di gara era molto vicino e ha fatto segno perentoriamente di proseguire, mentre ora c'è Occhi Pinti, Piovani. Ecco ancora Piovani, Manighetti, Braghin. Piacenza si distende bene all'attacco. Attenzione al contropiede. C'è ora un calcio di punizione in favore dello Spezia. C'è stato anche il fischio finale del signor Contente, che non abbiamo sentito. Comunque al termine dei primi 45 minuti, Piacenza 1, Spezia 0, con rete messa a segno da Cornacchini al nono minuto. A risentirci per la ripresa. Gentili telespettatori, siamo al secondo tempo della partita Piacenza-Spezia, il comandante della Galeana di Piacenza, risultato dei primi 45 minuti, Piacenza 1, Spezia 0, rete al nono di Cornacchini, che poi è dovuto uscire per infortunio sostituito da Moretti. Ora stiamo guardando gli schieramenti in campo per vedere se ci sono state delle sostituzioni. Nelle file del Piacenza vediamo che c'è lo stesso 11, vediamo che si sta scaldando anche Rocca. Vediamo i giocatori dello Spezia, sembrano gli stessi anche per lo schieramento ligure. Ecco che parte il centro, il colpo di testa di Bertozzi, ancora un colpo di testa e poi Di Bin che riesce ad andarsene sulla sinistra. Ecco Di Bin che salta il diretto avversario, entra in area di rigore e la sua conclusione termina sul fondo. Grande galoppata di Di Bin, era libero anche al centro dell'area Cappellini, ma Di Bin ormai a quel punto ha tentato la soluzione personale. Comunque applausi del pubblico per questa sgroppata del numero 3 del Piacenza. Attenzione Giampaolo, se ne va ma viene fermato. Pallone che termina in fallo laterale, mentre Di Fabio si è infortunato a una mano. C'è il centro, libera la difesa, ancora in azione lo Spezia con Montani che effettua questo centro. E c'è il gol dello Spezia con Mariano, che al 24esimo nel secondo tempo pareggia. Piacenza, vi dicevo, è da qualche tempo in difficoltà. Rete al volo del numero 11 Mariano. Adesso le cose si complicano per la formazione biancorossa, che ha sciupato molto, molte occasioni da gol, e ora è stata raggiunta con una rete messa a segno dal numero 11 Mariano, che è liberissimo, ha battuto al volo nell'angolino alla parte opposta in cui era piazzato Gandini. Prova ancora ad attaccare Piacenza, c'è questo lancio per Moretti. Moretti, due avversari su Moretti, invita l'azione Di Fabio, la conclusione respinta. Ancora il Piacenza che prova ad attaccare Piovani. Piovani entra in area di rigore, stretto fra due avversari. Ancora il Piacenza che attacca. Moretti. E c'è la rimessa laterale per lo Spezia. C'era stato ancora un intervento ai danni di Moretti.
mentre si scaldano gli animi. Mentre c'è lo Spezia che avanza e c'è un calcio di punizione in favore della formazione ligure. Maradona! Antonio! 3 minuti e mezzo al termine. E a ha segnato lo Spezia. E non abbiamo capito cosa sia successo, eventualmente. Su punizione, quindi, lo Spezia passa in vantaggio da gol da 35 metri, quindi noi stavamo seguendo cosa stava succedendo sulla panchina e un gol a sorpresa, un periodo no per Gandini purtroppo, e ora il Piacenza sta soccombendo per 2-1 e si profila la prima sconfitta casalinga, mancano 2 minuti e mezzo. È Montani che ha realizzato. Al 42esimo c'è stato il gol di Montani. Piacenza ora tutto all'attacco. E incredibile partita che sembrava ormai risolta per il Piacenza, che vinceva 1-0. Ora è sotto per 2-1 ed è la disperata ricerca del pareggio. Ecco che parte il centro, batti e ribatti, Chiti, poi la conclusione alta. Siamo ormai allo scadere, 1 minuto e mezzo, poi ci sarà un po' di recupero. Mentre c'è una sostituzione, ecco che prima stavamo seguendo i movimenti in panchina perché non credevamo pericolosa la punizione, che invece ci dicono almeno accanto a noi è terminata in rete, sorprendendo l'estremo difensore. Esce Giampaolo, entra Moro. Ecco che tutta calma, viene effettuata la sostituzione. Ecco che viene effettuato il rinvio. C'è un fuorigioco. 15 secondi al termine del tempo regolamentare. Ecco Bertozzi, avanza Bertozzi e perde palla. Ora non c'è più lucidità, Piacenza non riesce più a trovare il bandolo della matassa. Ecco questo lancio di Occhi Pinti. Rocca cerca di servire Piovani, non riesce, c'è il colpo di testa di Di Fabio, ancora Di Fabio, e ora c'è l'azione di contropiede dello Spezia, che mira naturalmente a guadagnare tempo. Pregnolato all'indietro a Sassarini, c'è l'intervento di Di Fabio che mette la sfera in fallo laterale.
impietrita la panchina del Piacenza, che non si attendeva certo un epilogo di questo genere. Inizia male l'anno per il Piacenza, 1991. Ecco, questa che sarà forse l'ultima azione, probabilmente l'ultima azione del Piacenza, con questo lancio per Piovani di Rocca, pallone che viene mandato in fallo laterale, la rimessa per i biancorossi. Ecco che viene effettuata. Ci si mette anche l'arbitro. Pallone per Dibin. Poi c'è un calcio di punizione in favore del Piacenza. C'era stato un fallo di mano che l'arbitro ha ritenuto involontario. E ora c'è il calcio di punizione che probabilmente chiuderà la partita. Battuto a sorpresa. Poi l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. A Piacenza, Spezia batte Piacenza 2-1, prima sconfitta casalinga per la formazione biancorossa. Vi ricordo le reti al nono di Cornacchini, nella ripresa prima Mariano e poi Montani hanno dato la vittoria ai giocatori bianconeri. E una sconfitta con molte attenuanti, ma che deve far meditare. Forse c'è qualcuno che crede che il campionato sia già vinto, invece ci sarà da lottare. E sperando che la fortuna ci dia anche una mano, cosa che non è successa oggi con i numerosi infortuni che hanno senz'altro pesato sull'economia della squadra, e poi con l'errore che è costato il gol alla Piacenza proprio nel finale. 2-1 quindi per lo Spezia e la Galeana. Armando Alessandri vi ringrazia per la cortese attenzione e vi saluta. Male, cioè è nata bene per il gol di Cornacchini, però con l'uscita sua ci siamo un po' spenti e lo Spezia ha portato via il risultato pieno. Ecco, io parlo sì un po' di concentrazione, l'abbiamo persa, comunque penso che sia non una crisi, però un fatto normale, ecco. Un fatto episodico, diciamo. Io penso di sì, vedere un po' la partita di oggi, un buon primo tempo, un secondo tempo che abbiamo un po' sofferto, un po' fuori posizione un po' tutti, e penso che sia stato solamente un episodio, ecco. Anche perché non puoi giocare bene come abbiamo fatto ad Empoli e fare prestazioni del genere, a perdere anche in casa con uno Spezia che non era una squadra a livello, ecco. Massimiliano Cappellini, commentaci questo episodio, almeno ci auguriamo si tratti di un episodio di questa sciagurata sconfitta, così peraltro non preventivata, dopo il vostro primo tempo, ecco. Sì, noi sappiamo perfettamente che questa è una partita molto difficile. Lo Spezia è un'ottima squadra, aveva ottenuto risultato su quasi tutti i campi. Niente, noi abbiamo sbloccato il risultato dopo pochi minuti e non lo so, evidentemente poi non siamo stati in grado di proseguire sulla strada che avevamo iniziato. E niente, c'è stato questo ritorno dello Spezia che ci ha punito forse un pochettino più del dovuto. C'è stato anche un fallo, ci è parso, su di te in piena area. Sì, adesso credo sia inutile recriminare, comunque alla fine del primo tempo effettivamente un giudizio obiettivo secondo me era rigore netto, perché mi ha preso la gamba. Comunque, ripeto, adesso non serve a nulla. Secondo te si tratta di un episodio? Io lo spero, noi cercheremo di lavorare il più possibile per far sì che resti un episodio. E quanto ci auguriamo? Senti, dopo la bella gara di Empoli, abbiamo detto anche prima, non ci voleva, forse il pareggio è il risultato più giusto. Sì, al limite può essere vera questa cosa, purtroppo abbiamo perso, dobbiamo cercare di rimboccarsi le maniche e già la domenica tirare fuori tutto quello che è il nostro carattere, il nostro gioco, per cercare di guadagnare due punti che assolutamente a questo punto ci servono, visto che dietro hanno vinto quasi tutti. Quando si incontrano la prima e l'ultima della classe, il risultato è spesso scontato. Regola confermata tra Piacenza in tenuta rossa al comando e Varese fra le ultime nella classifica del girone A di C1. 2-0 il risultato finale per i piacentini e grande partita di Sergio Galeazzi, autore di entrambi i gol. Al 15° i padroni di casa sono già in vantaggio. Punizione dalla destra.
Papais mette basso e teso al centro e Galeazzi è puntualissimo all'appuntamento con pallone e gol. La prodezza, peraltro assai ardita, di Galeazzi merita un replay. Il Varese, apparso fragile e un po' svagato, soprattutto in difesa, cerca di dimostrare al nuovo allenatore Alfredo Magni di avere almeno un po' di carattere. Ma il Piacenza non si commuove e dal 45esimo chiude il conto. Piovani batte dall'angolo e Galeazzi di nuca firma con un tocco di classe il 2-0 definitivo. La ripresa non cambia nulla, il Varese prova a scuotersi ma il Piacenza è troppo ben organizzato. Due gol di differenza e 12 punti in classifica fra le due squadre ci sono e si vedono. Per riscattare la prova di domenica scorsa, un 2-0 che è arrivato, una doppietta di Galeazzi, e diciamo che è stata scacciata un po' quella piccola paura che si era creata, no? Ma la paura l'avete voi forse? Forse. Io non ho mai avuto paura perché li vedo tutti i giorni, li conosco, sapevo che avrebbero avuto una giornata di riscatto, non del risultato, quello non potevo saperlo sicuramente, però di riscatto sicuro, perché sono dei ragazzi che lavorano intensamente, hanno solo avuto questi periodi di assestamento che sono capibili secondo me per il fatto che fare 4 mesi a grandissima intensità di concentrazione come abbiamo fatto noi a raggiungere certi risultati, poi viene forse inconsciamente questo appagamento che porta ad avere degli alti e bassi. Adesso spero che con questa nuova prova e con quello che è successo domenica scorsa capiscano che la strada è questa e dobbiamo mantenerla fino a giugno, anche perché le altre non mollano, quindi sarà un campionato molto molto difficile. Ecco, però al di là di tutto ti ci pare di poter dire che comunque sia andata, ne esce un Piacenza rafforzato anche dal punto di vista psicologico, nel senso che è stato un po' superato anche questa paura, diciamo, questo show dell'assenza di Cornacchini, diciamo la Cornacchini dipendenza. Beh, Cornacchini non è certamente facile da sostituire, questo lo sappiamo. Forse il fatto che hanno visto questa mattina che Giovanni non ce la faceva ha dato ancora una scossa in più per dimostrare che veramente, e non, per non dare troppa responsabilità anche al giocatore, di dire che anche senza di lui possiamo riuscire a fare risultato pieno. E ripeto, è stata una molla anche questa che ha fatto scattare una intensità maggiore. Io veramente ho visto nel primo tempo una squadra concentratissima, caricatissima, che ha meritato il vantaggio. Sapevamo che era una partita difficile perché era una squadra che si chiudeva e quindi dovevamo avere pazienza, hanno avuto pazienza, non hanno perso mai la testa e poi secondo tempo abbiamo gestito il 2-0, anche se l'intensità è sempre rimasta alta, contro una squadra che non ha mai mollato e non ha mai demorso, quindi anche da questa cosa si può capire che il campionato sarà molto molto difficile. Ecco, avete colpito due volte, siete andati a segno due volte su calcio piazzato, però sempre su azioni esterne. Era obbligatorio fare così perché quando una squadra si chiude in mezzo per vie interne non riesce a far gol, questo è sicuro. Ci siamo allenati per le punizioni, ci siamo allenati per i cross perché sapevamo che solo da lì poteva venire il gol e così è stato, quindi il lavoro paga e questa è una dimostrazione. Esordio non fortunato per Gigi Magni alla guida di questo Varese, in quanto purtroppo la regola dell'allenatore che arriva non fa perdere la squadra stavolta non è servita. Ma diciamo che eravamo di fronte anche alla capolista, io sono arrivato mercoledì, ho visto che dei problemi ce ne sono parecchi e speriamo di risolvere. Non era Piacenza la tappa che noi dovevamo far punti, se venivano tanto meglio, però bisogna guardare avanti quando incontreremo le nostre antagoniste. Quindi diciamo una sconfitta preventivata sotto certi punti di vista? Ma in un certo qual modo sì, preventivata, però viste come sono andate le cose sul campo si poteva evitare perlomeno di prendere quei due gol lì su calci piazzati, perché le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Ecco, per quanto riguarda Piacenza, che giudizio trae? Ma oggi, visto che sono arrivato mercoledì a Varese, ero troppo attento a guardare i miei giocatori che non li conosco ancora tutti. Ecco, purtroppo il Varese, avendo perso oggi, è in una posizione abbastanza precaria di classifica. Cosa mi dice la sua squadra? Ma c'è da lavorare, ci sono ancora, c'è tutto il ritorno, una gara ancora a finire l'andata, tutto il ritorno, speriamo di salvarsi. Galeazzi, bomber biancorosso, due reti messe a segno oggi, una bella vittoria, quantomeno confortante contro questo Varese. Sì, venivamo da una sconfitta interna sul partito domenica scorsa, per noi era importante incamerare due punti. Sono arrivati grazie a due miei gol, ma penso che sia stato così un episodio. Direi che l'importante era vincere la gara, ci si è riusciti, direi anche abbastanza bene, soprattutto al primo tempo. Poi indubbiamente nel secondo tempo noi ci aspettavamo questa reazione del Varese, che dopo il cambio dell'allenatore aveva degli stimoli in più per poter far bene.
per cui non ci stava a perdere e noi ci siamo difesi anche direi ordinatamente. Ecco, al di là di tutto la tua prestazione è stata decisamente positiva, diciamo uno dei migliori in campo, questo va detto per onore di cronaca, ecco. Sì, ognuno va in campo per fare il proprio dovere, oggi stavo forse particolarmente bene, sono stato aiutato dai compagni, penso che tutta la squadra si è espressa su buoni livelli. Ecco, al di là di tutto le altre squadre non demordono, nel senso che Como, Venezia, così, sono sempre tra le prime posizioni, ma soprattutto fanno risultato. Sì, ma noi guardiamo Piacenza, noi viviamo domenica in domenica, ora siamo ancora primi, da domani si pensa al Mantova. Giampiero Piovani, un 2-0 scaccia paura, anche se forse la paura era stata più eccessiva del previsto domenica scorsa, avete vinto bene contro questo Varese e avete trovato la strada giusta. Sì, sicuramente, in settimana lavoriamo con serenità e tranquillità e la domenica cerchiamo di esprimere al massimo le nostre qualità, le nostre possibilità che abbiamo, ecco. Adesso niente, abbiamo intrapreso questa strada, nonostante la scossa di domenica scorsa siamo riusciti a mantenere la strada giusta, speriamo di continuare così, domenica ci aspetta una partita difficilissima in quel di Mantova e niente, andiamo concentrati e consapevoli di fare una bella figura. Ecco. Ecco, a proposito di Mantova, una trasferta piuttosto difficile perché è una squadra anch'essa pericolante che ha bisogno di punti e poi ha cambiato allenatore. Sì, sicuramente oggi ho sentito che ha pareggiato a Spezia e niente, è un'ottima squadra, abbiamo vista in Coppa Italia anche se qua abbiamo fatto 4 gol, però gli mancavano parecchi giocatori, siamo andati là in Coppa Italia, abbiamo pareggiato e adesso speriamo di cogliere un risultato positivo. L'importante è giocare con questa concentrazione, con questa volontà, che sicuramente poi i risultati verranno. Sei uscito a pochi minuti dalla fine, cos'è stato? Una sostituzione tattica o qualche risentimento dal punto di vista muscolare? No, nessun risentimento muscolare, anzi ero un po' stravolto, ero un po' stanco perché ho corso molto e non sono riuscito mai a entrare in partita e niente, adesso sto attraversando un momento un attimino difficile, però settimana cercherò di ritrovare la condizione che avevo all'inizio, ecco. Paolo Doni, rientravi dopo qualche domenica di assenza, ti sei imposto molto bene, diciamo, ma soprattutto Piacenza ha ritrovato il 2-0, il successo. Sì, importante è questo, il fatto che Piacenza sia ritornata alla vittoria, visto che non era una cosa molto facile, diciamo, da raggiungere oggi, perché innanzitutto si cercava una rivincita forzata per il fatto dello scivolone casalingo di domenica scorsa, però ci siamo riusciti, diciamo, nel migliore dei modi, col classico punteggio di 2-0, e penso che per il gioco che abbiamo sviluppato superiore a quello del Varese abbiamo meritato l'intera posta, quindi sono altri due punti che mettiamo da parte per continuare questo nostro cammino, che è quello di, appunto, di continuare per in vetta alla classifica, cercando di domenica per domenica di continuare a incamerare punti e alla fine di poter arrivare appunto al discorso che ci interessa, che è quello appunto di arrivare primo o secondo, diciamo. È un primo tempo in cui vi siete imposti bene, nel senso che avete messo dentro le due reti e poi avete controllato la partita, ma soprattutto si è scoperto, vabbè, è stato Galeazzi, poteva essere qualcun altro, però anche questo Piacenza senza Cornacchini riesce ad esprimersi bene. Ma sì, diciamo che